La vostra mente La via della conoscenza attraverso Attilio M. Voce della Gmail.com Una voce. L'uomo usa il tempo per impadronirsi del tempo. Lo crea e lo organizza in base alle proprie utilità. Quel tempo si contrappone al tempo della vita che bussa lieve e se ne va. La vostra mente è piena di progetti che coltivano un tempo che non c'è, cioè il tempo dell'immaginazione a cui date consistenza attraverso programmi e scadenze che riempiono un quotidiano adattato al vostro io. Voi cercate di ritagliarvi degli spazi persino quando affrontate i doveri sociali. Quel tempo mentale produce oggetti psichici, cioè fatti inesistenti ai quali date consistenza. Spesso gli oggetti psichici riguardano progetti mai realizzati, però ancora ben vivi ed operanti dentro di voi. La vostra mente è quegli oggetti. Perché senza di essi non ci sarebbe alcuna struttura mentale. Sono loro quel pieno che impedisce al vuoto interiore di manifestarsi. Tutte le volte che vi perdete ad accarezzare e riaggiustare vostre modalità di futuri comportamenti, di azioni e di incontri, che non sono presenti nel momento che state vivendo, voi state creando oggetti mentali cioè oggetti irreali, che vi fanno vivere il momento presente in funzione di ciò che non c'è. E vi ostinate a farlo, anche se poi la vita vi mostra che è sempre altro quello che accade, che sia un avvenimento o un incontro a cui avete già dato forma e sostanza nel pensiero. Perché comunque la vita presenta oggetti reali. E quindi quelli psichici vi lasciano delusi ed inquieti, pur continuando a darvi la sensazione di essere gli artefici del tempo. Ad esempio, mentre state vivendo un fatto presente, già costruite su di esso delle ipotetiche conseguenze e quindi lo vivete in base a ciò che non c'è. In quel momento siete collocati fisicamente nel presente, ma con l'attenzione rivolta al mondo mentale, intenti a costruire interpretazioni possibili da sostituire a ciò che c'è. Questo è il processo attraverso cui la vostra mente si consolida e si articola, perché voi la seguite nelle proiezioni, nelle etichette, nei giudizi che esprime. E sono proprio quelli a creare pesantezze nel rapportarvi agli altri e nel concettualizzare la vita, poiché prima vi riempiono di ansie e poi di delusioni. Continua.